Bella tutti ragazzi e benvenuti, io sono chi è questo? Ah, questo è Bubble, il mio cavallino. E allora, stavo dicendo ragazzi, benvenuti, sono Mighty Mercy, siamo qui a Highlands. Allora, praticamente questa è una partita in single player, un po' diversa rispetto al gameplay precedente che avevo postato insieme a tutti gli amici, Mirko, Alessandro, Corsaro, eccetera, eccetera. E come potete vedere, mi sono costruito questa bella casettina. In realtà questa era già una cosa già prefabbricata, ovvero c'era la scala e c'era solo questo pavimento che poi l'ho trasformato con i tronchi degli alberi. In realtà potevo fare anche il pavimento diciamo liscio senza usare i tronchi, però va bene anche così, mi piace anche così. E praticamente anche tutta questa rifinitura con le canne di bambù non c'era, perché c'era solamente una piccola diciamo ringhiera tutto intorno. L'ho anche un po' ingrandito perché era più piccolo, e diciamo ho fatto questa cosa qui. Poi qui ci metteremo del vetro quando avremo il vetro. E ho cercato di fare queste mega finestrone perché comunque voglio tenere tutto sott'occhio. Poi qui chiuderemo, ci metteremo una porta. E qui abbiamo fatto il piano di sotto. Anche qui ci hanno messo una scala. Quando abbiamo la nostra forgia, abbiamo i nostri fornaci, il telaio, il pellatoio. E abbiamo un po' raccol ho raccolto un po' di cosettine. E poi qua abbiamo il piano superiore, se riesco, perché questo è un po' difficoltoso montarci perché non ho ancora messo qualcosa che mi blocchi per non cadere. Vediamo se ci riusciamo. Sono delle cose studiate proprio in maniera proprio accurata. Ecco, mortaccioni sua, cominciamo già. Allora, io voglio cercare di... Aia, si è fatto anche male. Perché adesso mi sembra che prima non c'era il danno alla caduta. O l'hanno inserito ultimamente oppure non me ne ero mai accorto perché... no, niente, ragazzi, al piano superiore... Basta! Al piano superiore ci andremo la prossima volta. Non so come, non so quando, perché l'ascensore ancora non lo hanno inventato. E allora ragazzi, facciamo un po' di cose. Prima di tutto, cosa mi serve? Bella domanda. Qui il concetto di questo gioco è raccogliere risorse, perché questo fondamentalmente è un survival che si basa survival, sì, perché comunque c'è la fame, c'è bisogno stare attenti agli attacchi degli orsi, dei lupis, e basta. Fondamentalmente per il momento. Poi ho saputo che faranno un aggiornamento pure da metà febbraio, che aggiungeranno anche gli NPC, i giocatori NPC, che potrebbero essere sia amichevoli che aggressivi. Più il cavallo al volo! Sono morto, bene. Ti ho dato anche un bacino coi denti alla roccia. Abbiamo anche la mappa. Abbiamo quasi quasi visto quasi tutta l'isola, che è anche bella grossa oltretutto. E poi possiamo anche costruire una barca e andare per altri lidi e altri luoghi felicemente. Ma io ho l'obiettivo di questa missione, andare, vedete, c'è questo aggeggio volante, guardate questo aggeggio volante, che non so che cosa sia, non so a che cosa serve. So solamente che una volta, salendo su una scala, mi si è teletrasportato, e praticamente non in questa partita ma in un'altra, quella specie di torrette mi hanno elettrizzato e mi hanno shottato, ma shottato, quindi... Però io volevo fare una struttura che ci arrivasse, no? Che sarebbe stata questa, anche se un po' lontana. Però se io la facessi partire di qui avrei risparmiato un bel po', ora che ci penso, e sarei stato anche più vicino. E poi va bene, a me non piacciono le cose semplici a quanto pare. Io qui vorrei fare un altro piano che va sopra, e poi quando sono arrivato più o meno
al pari di questa struttura, quindi forse c'è un altro piano ancora, fare un corridoio bello lungo, un ponte bello lungo che ci arrivi, tanto qui le cose riescono a stare anche sospese nell'aereo. Quindi va bene. Io oggi volevo visitare una grotta insieme a voi. Sperando, però io prima voglio liberarmi un po' di cose che ho, perché non voglio perdere tutto. Come vedete poi, ragazzi, a terra trovate un po' di risorse. Esempio, questo dovrebbe essere rame. Noi scaviamo. Vedete che eliminando la terra che non ci serve, peschiamo il nostro rame. E così anche per le altre risorse, cioè il rame, il ferro, poi il sale, addirittura anche. Poi vabbè, la pietra la troviamo anche a giro così senza bisogno di scavare. E poi altre la flint. La flint la troviamo anche a terra senza bisogno di scavare. E poi la clay. Questa qui che cos'è che ho già scavato? Che cos'era questa clay? Io scavo. Abbiamo trovato anche un po' di clay. Naturalmente, ragazzi, ci sono varie isole, perché un po' di cibo. Ci sono varie isole, non è detto che voi trovate un'isola con tutto quello che vi serve. Molto probabilmente è più facile che trovate delle isole che magari vi manca qualcosa e dovrete. Accadrà che comunque dovrete cambiare isola. O comunque, anche se trovate tutto, poi la curiosità comunque c'è sempre. Questa, ecco, questa era la struttura originaria, perché ragazzi ce n'era due praticamente. Cioè, la struttura originaria, che è quella là che ho modificato, che è uguale a questa, era fatta così. Ho eliminato un po' tutto. Anche questo l'ho rifatto, lo possiamo, potremmo anche eliminare. E niente, purtroppo ragazzi, per prendersi le cose le possiamo solamente rompere, non le possiamo prendere di netto, cioè non posso prendermi il tavolo e portarmelo là. Il tappeto sì, ma ce l'ho già. Non è che ci faccio grandi cose. Ragazzi, qui conviene chiamare il cavallo, perché eccolo qua. Se no, noi sta grotta qui non la troviamo nemmeno tra 10 anni, nemmeno con il cavallo. Andiamo un pochino più velocemente. Solamente che a cavallo, ragazzi, non possiamo prendere risorse, quindi io solitamente non sono molto propenso a prenderlo, perché comunque girottolandolo riesco comunque a prendere parecchie risorse. Con il cavallo si va molto più velocemente ed è comodo, però voilà, non ti azzoppare. Dovrebbe essere per qui, ragazzi, una grotta, perché ce n'è due in realtà in questa mappa. Ne ho visto, cioè io ne ho viste due. Eccola qua, eccola qua, eccola qua, eccola qua. Fermo, cabalo! Ok, ragazzi. Allora, la grotta è parecchio bella, perché insomma desta un certo fascino, però è anche molto pericolosa. Quindi bisognerebbe andarci armati non di. Ammazza come buio. Non di spada, ma di armi. Oddio, chi è questo? Di armi, diciamo, abbastanza concrete, pesanti. Speriamo di non creparci, perché è molto molto facile morire, perché ci sono delle bestie. Che cos'è questo? Questa è la prima volta che lo trovo. Io, ragazzi, per non sapere né leggere né scrivere, prendo tutto. Allora, la spada ce l'ho sul 3, ok. Ricordiamoci, perché poi nel momento del panico succede sempre che tiro fuori di tutto tranne quello che serve. Ma che sono funghi questi?
so funghi. Ma credo che sia cosa. Solitamente per fare queste grotte qui ci si va in gruppo, ragazzi, non ci si va mai da soli. Però io al momento non ho molta scelta. Oh, io le prendo tante volte, ci si facesse qualcosa di buono. Non si sa mai. Sì, comunque sono funghi. Pensavo fosse del materiale nuovo. A me sconosciuto. Ma quanto cavolo è profonda sta grotta? Ok, sono niente, sono le spike. Ho detto che vado in panico per niente. Roccia, roccia, non mi interessa, mi interessava la torcia. Già l'inventario pieno, bene. Questi te li mangi? Vai. Torcia non mi serve un granché perché ho le lanterne che le ho trovate direttamente nella postazione dove ho costruito la mia casetta. Però perché il cucchiaio? Possiamo tirarlo via il cucchiaio? Che cos'è? L'utilità di questa cosa qui che si apre e si chiude? Non la capisco. Ci sono cose che umanamente non capisco. Potrebbe essere qualcosa tipo una trappola, forse. Ma magari non. Mi ho sempre più paura. E qui. Ma si vede di sotto. Io ho tanta paura. Perché ci sono queste cose qua? Mi fanno paura. Mi sa di trappola mortale. Perché c'è queste cose qua? Qual è la motivazione? Che poi qua se uno qua crepa, poi il cadavere, quando lo riprendi. Ecco, questo quarzo qui invece mi sarebbe utile. Chiavi casuali. Cosa possiamo levare? Quante ce n'ho una? Se c'è una me la mangio. Ok, era una sola. Prendiamo il cristallo, così almeno non sarà stato un viaggio totalmente inutile. Io ho paura anche di perdermi oltretutto, perché qua è veramente, mamma mia, sarebbe figo farsi una struttura qua dentro, anche se poi tutte le volte per uscire ci metti tipo mezz'ora, quindi non sarebbe molto comodo, però sarebbe figo. Anche perché qua il problema è che non vedo materiali da raccogliere. Se qui ci fosse una grotta, magari che salendo ci sono un po' tutti i materiali, come poteva essere in Minecraft, che fondamentalmente era più il tempo che passavi nelle grotte in Minecraft che quelle fuori, tanto le risorse erano tutte sottoterra e dovevi scavare per trovarle. Qua invece sono praticamente quelle che ci sono, le vedi dalla superficie, quindi non serve stare dentro le. Guarda qui, che figo. Ma non è che mi casca qualcosa in testa e mi trafigge, no, eh.
Siamo tranquilli. E non c'è un'anima qua sotto. Possibile? Io sono convinto che qui qualcosa c'è. Però è talmente nascosta in questi labirinti. Io ragazzi mi sono già perso ufficialmente. Mamma mia. Mamma mia. Va bene ragazzi, io direi di concludere qui al momento la prima parte di questo episodio, perché la grotta è veramente veramente enorme, quindi sarebbe venuto un video un po' troppo lungo farvela vedere tutta in una volta sola, quindi divideremo il video in due parti e metterò la seconda parte a breve. Vedremo se in questa enorme grotta troveremo qualcosa oppure non troveremo niente, non si sa, perché naturalmente ci potrebbe essere tutto come niente. Io comunque ragazzi vi ringrazio per il momento per essere stati insieme a me, come sempre iscrivetevi al canale, lasciate like, commentate, mi fa piacere parlare con voi, ci vediamo alla prossima e non parliamo troppo alto perché sennò qui potrebbe crollare tutto.